Stasera con Michelangelo Severgnini, che molti di voi conosceranno già. E, come ho già detto negli altri incontri, quello che stiamo cercando di fare è appunto di far conoscere alla cittadinanza e cremaschi persone che alcuni conoscono già e altri magari non conoscono. Il nostro intento è anche quello di farli conoscere a chi non conosce dei cremaschi che lavorano nell'ambito del cinema. In tutti i suoi aspetti, abbiamo intervistato un attore, un regista di cinema di ricerca, Locatelli, Mirko Locatelli, un assistente alla produzione, assistente regista, in particolare della produzione di Luca Guadagnino. E questa sera siamo con Michelangelo Severgnini, documentarista, autore, montatore e musicista soprattutto. Siamo con gli amici dell'Amenic Cinema, Denise e Antonio, e niente, ci tengo a ringraziare tutti voi per essere qua, Centro Galmozzi, Anna Zambelli che mi dà sempre una grossa mano, e cedo un attimo la parola a Nino Antonaccio, che è il vicepresidente del Centro Galmozzi, che appunto è qua stasera e prego. E dopo cederò la parola a voi. Sarò breve, grazie a tutti voi, la vostra presenza numerosa ci conforta e insomma anche del fatto che il progetto sia stato positivo. Stasera con Michelangelo facciamo il poker perché stiamo in crescendo anche come partecipazione di pubblico, a parte la multisala, Porta Nova, ma lì era un po' diverso il contesto, ma qui siete davvero numerosi e questo è interessante perché, come ha detto Gabriele, è una realtà quella di Crema legata alle immagini in movimento molto antica e molti artefici ci stanno lavorando e ci lavoreranno ancora a diverso titolo. Siamo tutti curiosi di conoscere il mondo attraverso gli occhi di Michelangelo, quindi non voglio assolutamente tediarvi ulteriormente, vi ringrazio ancora e vedremo quale sarà l'ipotetico quinto appuntamento, ma per il momento siamo così, molto, molto contenti, molto soddisfatti. Grazie a tutti, anche all'assessore alla cultura Paola Vailati che è qui presente stasera e che appoggia in toto le iniziative di questo genere. Grazie Paola. Rubare troppo tempo all'ospite e agli intervistatori, chiaramente mi sfuggeranno un po' di parti nella presentazione. Sicuramente questa iniziativa è anche legata alla collaborazione che c'è da quasi un anno con la Lombardia Film Commission attraverso Centro Galmozzi e sicuramente anche per insomma, ampliare il raggio anche oltre Crema dei nostri artisti, dei nostri persone che lavorano in questo ambito. E ringrazio, non so se in sala anche l'assessore Piloni che ha dato il patrocinio e buona serata. A voi la parola. Buonasera a tutti, visto che il programma è molto fitto, comincio subito. Noi sappiamo che tu sei nato a Vaiano, sei vissuto a Vaiano Cremasco e ci chiedevamo un po', insomma, come mai ti sei spostato, ci racconti un po', diciamo, come è avvenuto lo spostamento e la fase iniziale della tua formazione. Innanzitutto buonasera a tutti quanti, non credo che non potevi scegliere domanda più difficile per iniziare, i miei spostamenti, ma guarda, in realtà dovrei raccontare che la prima volta che ho attraversato lo Stivale, diciamo, l'Italia, avevo 4 mesi perché io sono nato ad agosto e per Natale mia madre voleva tornare per le feste di Natale a casa sua, che è Bari, e quindi diciamo che dai primi mesi di vita ho cominciato a fare avanti e indietro, e forse tra queste due sponde a un certo punto ho smarrito quale fosse il mio posto di appartenenza, nel senso che un'appartenenza è multipla. Mi è sempre capitato di affezionarmi ai posti e di
e di sentirmi legato a diversi posti. Questo senza chiaramente togliere nulla agli anni che ho vissuto qui, alla fine della mia infanzia, agli anni del liceo e niente, quindi sì, da subito, da quando nei primi degli anni dell'università mi è sempre piaciuto viaggiare. Tra l'altro qui in sala ci sono anche persone che hanno condiviso con me parte di questi viaggi di quegli anni e niente, quindi io penso che viaggiare, visto che oggi si parla di, diciamo così, di documentari, dei lavori che ho fatto, penso che viaggiare mi abbia dato la possibilità di iniziare questo percorso, questa strada di documentarista che, come vi raccontavo prima a cena, non era qualcosa che sognavo da bambino, non, fino insomma, ad un certo punto non avrei mai immaginato di fare questo di mestiere, e però devo ammettere che c'è sicuramente un legame tra questa voglia di viaggiare, di conoscere posti e quello poi di raccontare con delle immagini i posti che ho conosciuto. Anche perché, precisiamo, forse non tutti lo sanno, magari chi lo conosce bene sì, ma lui nasce giornalista radiofonico, vero? A Radio Onda d'Urto, che era una delle radio, diciamo, un po' di controinformazione, quasi fosse una delle prime in quel periodo. Sì, sì, erano gli anni dell'università, in realtà le primissime iniziative, esperienze radiofoniche le ho fatte qui a Crema, in una radio che c'era all'epoca, e poi sì, ho lavorato 2 anni come redattore a Radio Onda d'Urto. E in radio normalmente proponevo anche reportage radiofonici, significa che viaggiavo e intervistavo con un microfono e poi montavo e mandavo in onda, e quindi poi a un certo punto al montaggio audio sonoro si è aggiunto il video, che è comunque completamente un altro mondo, però in qualche modo diciamo il fatto di raccontare, di spiegare, penso che insomma viene anche da questa esperienza. Tra l'altro sì, la radio è stata il mio primo amore, diciamo, e quindi qualcosa che non si dimentica e alla quale sono ancora molto affezionato. Magari prova a spiegarci, non so, la differenza che c'è tra fare un reportage alla radio o in video. So che è un discorso che richiederebbe ore o settimane, però magari, non so, giusto una battuta. Ma dunque, sì, non è semplice. Dunque, dobbiamo considerare che vabbè, ci sono degli aspetti tecnici, perché il filmato coinvolge un altro senso che quello visivo, e quindi spinge anche il cervello umano a lavorare in un modo differente. Quando noi ascoltiamo una storia, una voce che ci racconta una storia, appunto, allora noi abbiamo subito l'immaginazione visiva che lavora, no? Perché da una voce, da una storia cerchiamo di ricostruire il posto, anche se noi non lo conosciamo, se non ci siamo mai stati. E invece il documentario ti mostra qualcosa. Quindi tu da un lato hai a che fare con uno spettatore, un ascoltatore che in quel momento sta utilizzando meno fantasia, perché l'immagine gli dà un'informazione in più, però al tempo stesso l'audiovisivo può essere molto più fuorviante del mezzo radiofonico, perché a volte noi cadiamo nell'errore che quello che vediamo in video è vero, invece no, è falso, è una narrazione, quindi comunque una storia che passa attraverso un mezzo di comunicazione e che quindi c'è qualcuno che decide come raccontartela. E quindi in questo senso l'audiovisivo è molto più pericoloso della radio. E poi c'è un altro aspetto che lo rende ancora più pericoloso, che i filmati, i documentari di solito raggiungono un pubblico molto più ampio. Quindi penso che per chi fa un documentario rispetto a chi purtroppo fa solo un reportage radiofonico, chiaramente si ha una responsabilità molto maggiore e
non solo, ma anche quando poi lavori sul terreno, è un conto è presentarsi a qualcuno, magari fargli una domanda con un microfono radiofonico, è un conto arrivare con una videocamera, perché l'ambiente, le persone reagiscono in maniera differente. E quindi anche di questo bisogna essere consapevoli quando si fa un lavoro di questo tipo, perché anche quando mi è capitato di lavorare con produzioni grosse, normalmente ho cercato di non portare, diciamo così, il nome, ho cercato di comunque avvicinare le persone, di conoscere gli ambienti come se fossi semplicemente una persona qualunque. Perché quando racconti qualcosa, una delle prime preoccupazioni è quella di non alterare le persone con cui stai parlando, che sapendo che magari stanno parlando a una videocamera che poi trasmetterà su un canale televisivo, allora si danno un tono, cercano di nascondere le cose come stanno, e comunque entrano nel loro film, e questo per un documentarista chiaramente non è buono. No? Perché tu stai cercando di raccontare comunque una realtà in quanto più oggettivamente possibile. Quindi ci sono molte differenze, però penso che il fatto di raccontare storie, quindi questo è l'elemento conduttore. Sì. Mi intrometto un secondo, perché è interessante sapere come lavora Michelangelo. Michelangelo si è raccontato che lui ha la capacità di mimetizzarsi quando va in qualsiasi posto, è stato in Iraq, in Siria, in Turchia, in Algeria, in Kosovo, per cui realtà diversissime. Tu ci hai raccontato che hai la capacità di, e lo si vede anche nei tuoi lavori, di mimetizzarsi, di quasi essere un elemento che fa parte del contesto e quindi non va a inquinare, tra virgolette, la realtà che vuoi raccontare e documentare, giusto? Quindi sicuramente è interessante questo. E poi secondo me è interessante raccontare come dalla radio sei passato a fare il tuo primo documentario in Kosovo. Ce lo vuoi raccontare? Sì, è stato casuale perché, come dicevamo, questa radio era una radio comunitaria che si autososteneva. All'epoca era il 2001, quindi non esisteva ancora lo streaming, quindi i segnali radiofonici venivano trasmessi solo via etere, e l'antenna parabolica del nostro palazzo in seguito a un temporale fu danneggiata, e per cui la prospettiva era nei successivi 4-5 mesi di non lavorare. La radio proseguiva perché poi c'era un altro studio la radio stava a Milano, poi c'era uno studio a Brescia che continuava chiaramente a trasmettere, quindi la radio andò avanti. Però noi della redazione di Milano ci trovavamo senza lavoro all'improvviso, e casualmente mi chiamarono dal laboratorio di sociologia visuale della Bicocca proprio un paio di settimane dopo. Questo era un progetto sperimentale per l'epoca in Italia, perché appunto si trattava di utilizzare lo strumento audiovisivo applicato alla sociologia, quindi facendo ricerche sulla società e in trasformazione. E però mi chiamarono semplicemente perché volevano fare un'indagine su una comunità di Rom del Kosovo che erano appena arrivati a Milano, vicino al Cimitero Maggiore, e quindi erano appena arrivati e non parlavano italiano. Io avevo imparato un po' di serbo dai miei viaggi, e quindi mi chiamarono tramite amici, quindi io dovevo andare semplicemente come aiutante, diciamo così. Dovevano essere due ricercatori della Bicocca, io e un cameraman. Abbiamo discusso e tutto, poi il giorno che dovevamo cominciare a fare questo lavoro il cameraman non si è presentato, e allora mi hanno chiesto se potevo fare io le riprese. Io penso che fosse la seconda volta che reggessi una videocamera in vita mia, ma però mi hanno spiegato: guarda, c'è il treppiede, è tutto automatico, quindi mi sono schiacciato il rec. E quindi abbiamo cominciato così. Chiaramente i primi lavori magari sicuramente lasciavano un po' a desiderare da un punto di vista tecnico,
però forse un po' appunto la capacità che avevo sviluppato nel frattempo di trovare storie e di inserirmi, diciamo, negli ambienti, e quello anche di boh, forse non lo so, immagino che magari ci sia stato anche un po' di un minimo di talento che ignoravo fino a quel momento, perché poi nel giro di pochi anni è diventata una professione. E a proposito di viaggi, quello che vedete qua dietro è la cantina del viaggio nei Balcani che Michelangelo ha percorso e da cui è nato un libro che non so se tutti conoscete, si chiama Good Morning Pristina, di cui adesso Michelangelo ci farà una breve illustrazione. Intanto noi viaggiamo insieme a lui con la cartina. Ma in realtà poi in questo libro sono raccontati tanti viaggi che ho fatto in Jugoslavia, in particolare uno, ma poi ci sono anche pagine di diario di altri viaggi. Io ho cominciato, la prima volta che sono stato in Bosnia era nel 96 e poi nel 98 sono stato casco bianco in Kosovo prima dei bombardamenti. Nel 98 venne promulgata una nuova legge in Italia che consentiva agli obiettori di coscienza di essere come dire, prelevati dall'ente di appartenenza e accorpati a una missione di pace all'estero, in collaborazione con associazioni che erano autorizzate dal Ministero a impiegare obiettori di coscienza in zone di guerra all'estero. Io all'epoca, era il dicembre 98, fui il secondo casco bianco in Italia. E in particolare questo racconta dell'esperienza in Kosovo, perché eravamo ad alcuni mesi prima dei bombardamenti e chiaramente questa è stata un'esperienza che mi ha insegnato molto e che chiaramente è tuttora molto importante per me. E niente, poi da qui ho avuto la possibilità di conoscere, di avere contatti con altre persone, quindi di osservare le vicende jugoslave da un altro punto di vista, magari più interno, e quindi poi queste pagine di diario arrivarono in mano a una persona che poi mi chiese appunto di trasformare il tutto in un libro. Mi piacerebbe citare una frase che mi ha colpito molto dalla prefazione del libro, che dice: pur tuttavia una certezza mi animava, un uomo non può uccidere un suo simile se non è il sistema in cui è calato a non dargli alternativa. La pensi ancora così? Sì. Avete capito vero la frase? Ok. No, dicevo, penso abbia colpito anche voi questa diciamo, riflessione di Michelangelo. Sì, ma se vuoi te la spiego in poche parole, con un esempio. Mi ricordo quando ero in Kosovo, appunto a dicembre del 98, che una delle storie che racconto anche nel libro, che uno dei luoghi più multietnici erano le edicole, perché c'erano i giornali albanesi, in lingua albanese, quindi in caratteri latini, venduti insieme ai giornali serbi in caratteri cirillici. Succedeva che la maggioranza dei serbi non parlava l'albanese e i giovani albanesi sempre più non parlavano benissimo il serbo. Quindi succedeva che tu compravi due quotidiani, uno in albanese e l'altro in serbo, raccontavano gli stessi fatti ma da prospettive diverse. E poi racconto di un episodio in cui un paio di albanesi furono uccisi a un posto di blocco dell'esercito serbo, e i giornali albanesi scrissero che appunto una famiglia albanese è stata fermata a un posto di blocco dell'esercito ed è stata uccisa barbaramente da questi nazisti dell'esercito serbo. E al contrario, sui giornali serbi diceva che durante un controllo di routine hanno trovato questi due albanesi che erano sicuramente terroristi, che hanno reagito diciamo, all'autorità, e quindi c'è stato un conflitto a fuoco e sono stati giustamente uccisi dall'esercito serbo. Quindi succedeva che appunto dopo molta propaganda, dopo molto lavaggio di cervello, scattano dei meccanismi di autodifesa che sono ingiustificati, sono indotti da qualcuno che sta pianificando tutto questo, e poi a un certo punto, quando le persone sono esasperate e hanno
fisiologicamente la necessità di scaricare l'aggressività, perché l'aggressività, se noi, quando nasce dentro di noi, a un certo punto la dobbiamo scaricare, perché altrimenti poi si scarica sui nostri organi interni ed non è salutare. Solo che secondo me, anziché premere il grilletto, ci sono altri modi più costruttivi per scaricare l'aggressività. Però ancora queste nozioni minime di psicologia quotidiana ancora non sono state apprese dalla maggioranza. Allora, adesso ci trasferiamo in Italia, a Napoli. Nel 2011 è realizzato L'uomo con il megafono, di cui abbiamo anche il filmato che magari dopo proiettiamo. Diciamo che adesso ci troviamo in un clima più o meno simile a quello del 2011, tra un po' ci saranno ancora le elezioni. Nel 2011 c'erano le elezioni dove poi ha vinto De Magistris. Parla del problema di Scampia, delle vele. Ci puoi raccontare qualcosa, come è nato, visto che anche ci hai raccontato a cena del legame con Napoli? Mm-hmm. Sì, dunque, Napoli, ho cominciato a frequentare la città nel 2005 ed è un altro di quei posti che mi porto dentro in qualche modo. Avevo fatto dei documentari per la TV a Napoli, e quindi in quel tempo vivevo a Roma, avevo molti amici a Napoli, quindi andavo molto spesso, almeno una volta al mese. Quindi conosco la città, seguo la città ormai da 10 anni almeno. E per dirla tutta, nel 2005 avevo fatto un documentario per la TV, che era però il frutto di un lavoro di gruppo, e non ero stato molto contento. Penso che poi alla fine la lettura che si era fatta della realtà, la redazione stava a Roma, era un po', come dire, uso questo termine anche se si tratta di una città italiana, però era un po' orientalistica, perché Napoli viene spesso raccontata anche in Italia come un posto esotico, in realtà dei problemi che ci coinvolgono tutti, siamo concittadini e dovremmo forse, credo, imparare esattamente come le cose avvengono lì e non accontentarci delle narrazioni di fiction che tanto vanno di moda negli ultimi anni. E quindi c'era questo personaggio, questo Vittorio Passeggio, che è il protagonista di questo documentario, che secondo me, insomma, io negli anni successivi poi siamo diventati amici, siamo rimasti in contatto per tanto tempo, ma mi dispiaceva un po' che mi ero fatto complice un po' di un travisamento rispetto a quello, alla sua attività. E quindi quando sono tornato a Napoli ci siamo rivisti e mi sembrava che stesse in procinto di fare qualcosa di straordinario, per cui ho cominciato a girare. Ho iniziato a gennaio e a maggio successivo si sono tenute le elezioni comunali, e Vittorio è il fondatore del comitato degli inquilini delle vele di Scampia, una persona di 60 anni che negli ultimi 30 anni ha combattuto battaglie più grandi di lui, e dovendosi scontrare con l'assenza dello Stato, con una burocrazia assente se non complice, e soprattutto con la presenza viva della camorra per le strade, per i corridoi, nelle case. E quindi nonostante l'età, nonostante le tante sconfitte, le tante ferite della vita, a un certo punto ha deciso ancora di mettersi in gioco. E qual era il suo ruolo? Il suo ruolo è che, immaginate, a livello di Scampia, in un posto dove ci sono profondi, un disagio sociale molto profondo, per cui, come dice lo stesso Vittorio candidamente nel documentario, la gente non ha gli strumenti della critica per capire quello che sta succedendo. Quindi normalmente questi sono terreno di caccia per i politici di turno, che vanno e promettono, gente che non ha un lavoro da generazioni e che però a un livello di emergenza tale che di fronte all'ennesima piccola promessa mettono a disposizione il loro voto. Il compito di Vittorio era quello, è sempre stato quello invece, di creare consapevolezza nelle persone, e quindi penso che persone come lui il paese nostro appunto ne ha bisogno,
mi dispiace che in qualche modo, almeno in quel momento, fosse un po' dimenticato dagli stessi napoletani, e quindi mi è sembrato che in quel momento fosse la cosa che dovessi fare. Ancora vi faremo vedere un frammento tratto appunto dall'Uomo col megafono, una scena che diciamo potremmo quasi intitolare Il risveglio delle coscienze, come appunto diceva Michelangelo, e secondo me è uno dei passaggi più significativi. Vedremo appunto Vittorio Passeggio che si aggira per le vere di Scampia cercando di richiamare la gente e riportarla, diciamo, a avere una coscienza, quantomeno a non fidarsi di tutto ciò che gli viene promesso. Quindi lasciamo parlare le immagini che sicuramente sono più efficaci. Allora, intanto ricordo brevemente, il quartiere di alloggi popolari delle Vele di Scampia sono stati costruiti negli anni 70, ispirati un po' all'architettura di Le Corbusier. Infatti si chiamano vele perché sono questa forma triangolare che ricorda le vele. Tre di questi sono stati demoliti, adesso non ricordo in che anno, poi ce lo spiegherai tu, e anche ultimamente ci raccontavi a cena che probabilmente succederà qualcosa. Ci puoi raccontare com'è la situazione adesso? Sì, vabbè, io chiaramente sono in contatto ancora con Vittorio, col comitato, e tra pochi mesi, magari qualcuno si augura prima delle elezioni, saranno pronti i nuovi alloggi, perché ormai da più di 15 anni ci sono dei progetti di costruzione di nuovi alloggi a fianco alle vele, con appartamenti un po' più umani, massimo 3 piani, con un minimo di giardino e con spazi diversi dove ci sarebbe una socialità maggiore, maggior luce. E soltanto che il problema che avviene da 15 anni a questa parte, perché le famiglie che abitano le vele vengono trasferite in questi nuovi alloggi, però poi gli appartamenti rimasti vuoti vengono quasi immediatamente rioccupati da altre famiglie che non hanno dove vivere a Napoli. Quindi è un problema che sembra non essere destinato a essere risolto, perché poi abbattere una vela costa parecchio, e quindi nel frattempo che trovano i soldi per abbattere le vele, ecco che le vele vengono rioccupate, quindi si ricomincia tutto da capo con persone che lottano. Dopo un paio d'anni vengono registrate come, passano da occupanti a più o meno inquilini, e poi da inquilini ad assegnatari dei nuovi alloggi, e insomma, quindi il ciclo va avanti ormai da 15-20 anni. Però chiaramente quella delle vele è forse l'esempio più conosciuto, perché le vele era, almeno fino al 2004-2005, era la più grande piazza di spaccio d'Europa. E Scampia lo è ancora, però perlomeno non è soltanto nelle vele, adesso si è un po' più, come dire, sparsa sul territorio, magari l'impatto è anche diverso, ma fino al 2004-2005, quando ci fu la guerra di Camorra, in quegli anni le vele erano di fatto uno spazio extraterritoriale in Italia, perché il controllo militare del posto era in mano alla Camorra interamente. E quindi niente, si sta provando a trovare soluzioni, muovere fondi per costruire alloggi alternativi, però il problema è che a Napoli la questione abitativa non si risolve in questo modo, anche perché dipende, è strettamente legata al problema della disoccupazione, che è una disoccupazione endemica che esiste perlomeno dal dopoguerra, ed è un problema sociale grandissimo, non solo per la città di Napoli, ma credo per tutta Italia. Credo che sia un problema nazionale di cui tutti noi siamo responsabili, però che chiaramente il napoletano macchietta mette a tacere, sopisce un po' quelle che dovrebbero essere le responsabilità di tutti. Ecco, una cosa che mi piace sottolineare di questo documentario è sicuramente il fatto che Michelangelo cerca di fornirci una visione, diciamo, meno cupa di Scampia rispetto a quello che
anche diciamo la moda forse dell'ultimo tempo in televisione ci ha insegnato, quindi tutti i vari Gomorra, il film, la serie, che ci mostrano una Scampia che sì, forse è anche quello, ma non solo quello, giusto? Sì, Vittorio nel documentario appunto dice che lui con tutto il comitato ha fatto le riunioni con Matteo Garrone, che è il regista di Gomorra, il film, e che quindi loro sono arrivati con una sceneggiatura, però poi si discuteva e appunto Vittorio ha cercato in tutti i modi di fargli capire che sì, tutto quello che è raccontato nel libro Gomorra di Saviano è vero, però per raccontare una storia così complessa bisognerebbe allargare la visuale, no? Perché chiaramente ci sono dei fatti eclatanti, perlomeno diciamo così, che la storia di Gomorra ha raccontato a tutta Italia e anche a tutto il mondo degli episodi, degli angoli bui di Napoli che il pubblico non conosceva. E quindi comunque questo è qualcosa di buono, perché ci fa capire la complessità e ci fa capire anche, come dire, le distorsioni che appartengono a questo mondo. Però e chiaramente bisognerebbe raccontare la complessità tutta, non soltanto quella eclatante che solletica, diciamo così, un po' i nostri istinti poliziotteschi, diciamo così, perché è vero che ci sono molte famiglie che tuttora lavorano con la camorra, ma per esempio c'è una scena di questo documentario in cui c'è un padre di famiglia che ha occupato un appartamento alle vele, l'appartamento è senza finestre, senza infissi, la pioggia sgocciola direttamente dal tetto, ha tre figli, non ha lavoro, per esempio racconta di come per la famiglia è molto meglio quando lui sta in carcere rispetto a quando sta a casa, perché in carcere almeno lui può andare dal commissario e chiedere di lavorare e così lui prende 400 euro al mese che può mandare a casa la famiglia, mentre quando sta fuori dal carcere lavoro proprio non ne ha. E questa è una di quelle famiglie che non possiamo considerare organica la camorra. È una di quelle famiglie, ho conosciuto questa persona che sarebbe contraria alla camorra e lo ha fatto pagando per anni, però poi chiaramente quando hai tre figli da mantenere e non hai nemmeno i soldi per comprargli una merenda da dargli quando vanno a scuola, nemmeno per comprare i libri, allora può essere che la debolezza ti spinge ad accettare un lavoro della camorra almeno per una settimana o due, in modo che almeno fai due soldi. E quindi il problema è che la distinzione tra camorra e anticamorra a Scampia, io dico che il confine sta all'interno della testa delle stesse persone, perché è un conflitto che avviene all'interno. Non possiamo dire ok, questi sono camorristi, questi non sono camorristi, quindi questi sono quelli buoni e questi sono quelli cattivi. C'è un piano inclinato, per cui è tutto un insieme di cause che spingono lentamente sempre di più centinaia e centinaia di famiglie a scivolare nelle braccia della camorra. E questo non è per cattiveria di queste persone o perché non si danno abbastanza da fare, ma perché c'è una chiaramente un'assenza dello Stato e delle responsabilità politiche che non nascono adesso, ma chiaramente vengono da molto lontano. E obiettivamente chiedere a queste persone di fare gli eroi penso che avrebbe senso soltanto quando, dopo che abbiamo cominciato noi stessi a fare gli eroi. Fino a quel momento penso che tuttora, diciamo, dal mio punto di vista la pietà in qualche modo sia ancora il filtro più umano per osservare queste storie. Ti lancio una provocazione al volo. Non è che forse siamo troppo abituati alla schematicità di queste zone che ci viene offerta dai media, che diventa quasi complicato, scomodo raccontare la complessità di queste situazioni? Sì, chiaramente lo sappiamo benissimo, raccontare una storia di violenza o di suspense
diciamo, è molto più facile che raccontare una storia dove c'è un uomo che ha dedicato tutta la sua vita a questa umanità dimenticata di Scampia, che però non ha vinto niente, perché ha fatto una vita da poveraccio, rischiando la vita, subendo attentati lui stesso e confrontandosi sempre con una battaglia forse persa in partenza. Quindi questa, diciamo che il suo personaggio, quando io ho cominciato a raccontarlo, chiaramente l'archetipo che avevo di riferimento era il Don Chisciotte, no? Perché il personaggio di Vittorio è veramente Don Chisciottesco. Penso che sia comunque uno stratagemma narrativo legittimo, però che non va molto di moda ultimamente. Ci piacciono invece gli eroi decisionisti, quelli che alla fine anche può essere anche un eroe del male, però alla fine qualcuno che impone la propria forza, no? Invece c'è anche la forza di chi perde, perché è uno che magari si arriva tardi, sempre tardi al traguardo successivo, ma è quello che con le piccole cose comincia veramente a cambiare dall'interno le dinamiche di una realtà. Visto che stai parlando di storie di persone, volevo fare una domanda un pochino più tecnica. Come raccogli il materiale, come lo sviluppi? Vorrei che ci parlassi un po' della produzione, come avviene, e anche tutta la fase dalla sceneggiatura al montaggio. Beh, dipende, ho fatto lavori in maniera diversa, sia come linguaggio che come produzione. Togliendo, vabbè, i 4 anni di esperienza con la TV, ci sono documentari in cui ho fatto interviste perché diciamo, gli episodi importanti sono avvenuti magari in un momento in cui le riprese ancora non erano cominciate, quindi si trattava di raccontare cose successe, e in questo modo l'intervista è forse l'unico modo per raccontare questi fatti insieme a immagini di repertorio magari. Però a me piace lavorare soprattutto senza interviste e quindi raccontando semplicemente la storia delle persone così come avviene, quindi cercando di dargli una lettura cinematografica, un po' come l'uomo con il megafono, per cui ero lì, le cose avvenivano veramente, quindi è importante avere il minore impatto possibile sull'ambiente. Questo significa che devo andare molto prima, devo cominciare a parlare con tutti, devono in qualche modo accettarmi come uno dell'ambiente, e soprattutto cerco di non essere troppo invasivo, nel senso che non mi permetto mai di dare suggerimenti, cioè non sono quello che viene da fuori a spiegarti come devi fare le cose, no? Quindi nel bene e nel male devo semplicemente raccontare quello che succede. Poi io chiaramente avrò le mie idee, ma non è quello il momento per tirarle fuori. E poi con altre tecniche che così ho sviluppato sul campo, che sono appunto, come si diceva, quelle di fare in modo che la videocamera non venga percepita. E questo lo si ottiene in molti modi, ma per dire una tecnica molto, molto immediata è quella di evitare la ripresa frontale, perché le persone si sentono sotto un riflettore, no? Si sentono in una sorta di interrogazione, e comunque non è con me che devono interagire, è con il loro ambiente, quindi io sono sempre laterale, se non addirittura dietro. E a volte, sai, sembra una cosa banale, però succede veramente che quando c'è una persona e tu con la videocamera la piazzi in un'area che non è questa, ma è questa, la persona dopo un po' perde la percezione della videocamera. E quindi questo è il momento in cui io apro il rec, diciamo, perché lì avvengono le cose che mi interessa raccontare. No. Infatti alcuni tuoi lavori sono sul confine col reportage, e quindi prendere appunto il momento senza una sceneggiatura
iniziale, come può essere magari nel documentario più classico. Interessante capire se innanzitutto l'aspetto produttivo, come viene prodotto un documentario, anche se ti capita quasi sempre di fare anche da cameraman, oppure il regista, voi lo sapete meglio di me, è quello che non fa le riprese ma sta dietro. No, diciamo purtroppo nei miei lavori io sono sempre il cameraman, anche proprio per questo motivo che mi piace, come dire, mettermi in alcune situazioni dove l'impatto deve essere minimo, indispensabile, e quindi chiaramente arrivare a 3, 4 persone, 5 persone, immaginati in una riunione di comitato a livello di Scampia, avrebbe avuto un impatto troppo violento e avrebbe cambiato la scena. Quindi questo è successo, in realtà è una tecnica così che ho sviluppato quando lavoravo per la TV, perché proprio ci mandavano, era un programma sperimentale all'epoca, quindi ci mandavano proprio da soli e dovevamo ficcarci in situazioni di solito sempre un po' estreme, ed eravamo da soli con la videocamera e gestivamo indipendentemente sia l'aspetto audio che quello video. L'audio magari con dei microfoni, radiomicrofoni che mettevamo su 2 o 3 persone e collegati alla videocamera, quindi avevo il loro audio in primo piano, e poi io con la videocamera, come dicevo, cercando di mantenere un filo narrativo alle cose che succedevano, però al tempo stesso senza dettare io i tempi di quello che succede. Anche con passeggio hai usato i radiomicrofoni oppure un ambientale? E entrambi. Ok, e no, se vuoi continuare dopo, se ci spieghi tutto o parte, quello che vuoi, dall'aspetto produttivo, sì, come viene pensato, come viene distribuito, come è lavorato. Anche qui in questo caso dipende dai lavori, perché mi è capitato di lavorare per esempio scrivendo dei progetti che poi... Domanda bruciapelo anche, scusa, aggiungo così, per chi lavori? O per cosa? No, come ti dicevo, ci sono dei lavori per i quali ho scritto dei progetti, ho avuto dei finanziamenti all'inizio, e altri invece in cui ho preso qualche rischio in più. Stiamo parlando di lavori indipendenti, perché chiaramente poi i documentari che facevo per la TV lì era un'altra situazione, altre dinamiche. La 7 Rai 3, giusto? La 7 Rai 3, sì. E ci sono, come dicevo, dei lavori in cui ho preso dei rischi, perché purtroppo io penso, visto che voi approcciate al mondo del cinema e del documentario a 360 gradi, io penso che ci siano poche persone coraggiose nel campo cinematografico oggi in Italia, e penso che almeno la metà delle idee che avevo non sarebbero state finanziate da nessuno. E quindi prima di avere dei finanziamenti ho dovuto cominciare a fare delle riprese e metterle sotto gli occhi. Poi piano piano la gente si è convinta, e quindi diciamo che molte volte gli aiuti li ho trovati strada facendo. E per esempio anche l'ultimo lavoro a cui sto lavorando è stato più o meno la stessa dinamica. E se posso accennare un attimo all'ultimo lavoro, appunto il prossimo documentario che sarà pronto tra un paio di mesi si intitola Linea de Fuga, ed è praticamente un documentario sul gruppo di Podemos a Berlino. Podemos è questo partito di cittadini spagnoli, e però è girato a Berlino perché a Berlino ci sono molti immigrati spagnoli, italiani, però quelli spagnoli in particolare si sono mobilitati per convincere tutta la comunità spagnola di Berlino a votare per Podemos, perché se gli spagnoli sono a Berlino, quelli che sono a Berlino in massima parte, è perché c'è una crisi economica tremenda in Spagna che ha spinto molta gente a lasciare la Spagna ed emigrare a cercare lavoro all'estero, e quindi si mobilitano perché loro sono convinti che Podemos potrebbe, come partito, cambiare il sistema in Spagna e quindi un domani garantire loro la possibilità di ritornare al loro paese. E questa è una storia che, per la quale all'inizio
è stato impossibile avere finanziamenti perché mi dicevano, vabbè, ma li abbiamo già fatti i documentari su Podemo. Sì, ma questo è un'altra cosa. Non è Podemo, sono gli immigrati spagnoli che vivono a Berlino e si stanno animando per il loro perché comunque è una storia che non è presente ancora, io penso, nell'immaginario europeo. Cioè dell'europeo che lascia il proprio paese, che quindi vive in un altro paese sempre europeo, e lì si mobilita per cambiare le cose nel paese che ha lasciato. È una storia, una dinamica che mi sono reso conto è al di fuori del globalizzazione della politica. Sì, in qualche modo sì, con il tratto specifico che questi sono immigrati spagnoli che vivono a Berlino, e anche questo significa qualcosa, nel senso che chiaramente partiamo dal presupposto che attualmente in Europa ci siano delle politiche di disequilibrio tra gli stati del nord e gli stati del sud, e in particolare che l'economia tedesca e i banchieri tedeschi abbiano imposto delle regole che purtroppo noi ci stiamo accorgendo troppo tardi, che sono penalizzanti per i paesi del sud Europa. Quindi penso che questi ragazzi, non solo gli spagnoli ma anche gli altri immigrati europei che vivono a Berlino, si stanno rendendo conto di questo e sanno della responsabilità che hanno quando cercano di cambiare le cose a Berlino, perché anche i tedeschi penso che debbano cambiare molte cose e abbiamo bisogno anche del loro aiuto per cambiarle. Mi sembra di capire che per te è importante l'aspetto, diciamo, sociale nei lavori che fai, e soprattutto mi sembra di capire che oltre a curare la regia curi anche la produzione, perché di fatto sei tu a scegliere insomma un progetto, no? E più le volte che il progetto sceglie te. Sì, possiamo dire anche così, nel senso che no, mi piace, chiaramente mi piace trovare storie, andare a ficcare il naso in questo lavoro di scouting, diciamo, di storie. Ho sempre avuto un'indole particolarmente vivace. E in realtà no, la parte produttiva è proprio quella che mi interessa di meno, quindi di solito cerco sempre delle figure che mi affiancano in questo. E i patti sono chiari, io ti porto cose interessanti e tu mi devi trovare i soldi, sostanzialmente. E così è avvenuto anche nel caso di questo documentario, insomma, nel corso dei mesi di preparazione. Nel frattempo si sono unite due case di produzione, quindi adesso ci stiamo avviando a concludere il lavoro. Parallelamente abbiamo voluto lanciare anche una campagna di crowdfunding, anche perché, diciamo, questo tipo di documentario si presta, dal momento che quello, diciamo, legato al mondo di Podemos, c'è chiaramente un bacino di potenziali spettatori del documentario che è piuttosto ampio, e quindi è un lavoro che magari non è nato in maniera collettiva, ma sta assumendo sempre più i caratteri di un lavoro collettivo. Quindi era anche un esercizio salutare quello di coinvolgere persone anche dal punto di vista del supporto finanziario. Ecco, sul crowdfunding ne stavamo parlando prima, sono ancora pochi gli italiani che hanno contribuito, vedremo poi se insomma dopo questa conferenza cremasca magari si potranno aggiungere. Se vi lascio fare un po' di pubblicità, allora il crowdfunding è cominciato 5 giorni fa, in realtà sta andando benissimo, e la campagna durerà 40 giorni, e vi do soltanto il riferimento del sito del film, che è lineadefugafilm.com. Quindi se siete interessati a darci una mano, qua potete trovare i riferimenti. Ok, voglio collegarmi a questo argomento per parlare di come è nato il reportage, il documentario sull'Algeria, no? Se lo vuoi raccontare. Sì, quello ufficialmente è il primo documentario che ho fatto. E sono stato in Algeria la prima volta nell'agosto 2001, e quindi erano alcuni mesi dopo aver cominciato questa collaborazione con il laboratorio di sociologia visuale della Bicocca.
Ed era un viaggio che io facevo per interesse mio personale, però mi hanno detto, vabbè, già che vai in Algeria portati una videocamera, e mi sono trovato in una storia incredibile perché sono stato in una regione, la Kabilia, 3 milioni e mezzo di persone, che in quei mesi si stava ribellando contro il governo centrale di Algeri, e quindi significa che le caserme erano state prese d'assalto, i militari se ne erano dovuti andare. E si autogovernavano praticamente, si sono autogovernati per 2 anni, quindi rifiutandosi di partecipare a qualsiasi tipo di elezioni che si tenesse sul territorio della Kabilia. In quelle settimane alcune centinaia di giovani sono stati uccisi dai militari prima che appunto le caserme fossero praticamente svuotate. E quindi quando sono tornato in Italia con questo materiale, vabbè, la grande domanda era perché nessuno in Europa parlasse di questo. Non c'erano praticamente notizie. Io ero stato a Genova al G8 a luglio, Carlo era stato ucciso, e questo è chiaramente un'esperienza scioccante per tutti noi, però nello stesso tempo, negli stessi mesi, diverse centinaia di ragazzi algerini venivano uccisi con le stesse dinamiche. E noi non ne sapevamo niente, sebbene l'Italia sia da sempre uno dei primi partner commerciali dell'Algeria e la maggior parte del gas italiano è di provenienza algerina. Quindi mi chiedevo, ma perché noi non dobbiamo sapere quello che fa il governo algerino? Apro una parentesi, dato che hai citato Genova, è un'esperienza che tu hai visto molto da vicino perché eri nel media center appunto del social forum di Genova durante il G8, giusto? Sì, ero... Con la parentesi, ma in realtà molto grande, molto importante e significativa. Ma sono stato uno delle diverse centinaia di proto-videoattivisti al G8 di Genova, e poi ho avuto la sorte, diciamo così, di trovarmi non esattamente alla scuola Diaz, io stavo alla Pascoli, quella di fronte. Di cui si parla meno perché era un media center gestito soprattutto da italiani che alla mezzanotte del sabato avevano già preso i treni speciali e quindi avevano lasciato Genova, quindi quella scuola era di fatto vuota, tranne una ventina di persone di cui uno ero io, e quindi la polizia quando è entrata non ha trovato praticamente nessuno, e poi noi siamo stati fortunati perché ci siamo rifugiati, diciamo così, nello studio di Radio Gap, che era la radio del controforum che ancora stava trasmettendo. Quindi la polizia quando è entrata si è trovata in uno studio radiofonico che stava trasmettendo in diretta, e quindi non hanno osato. Però ero lì, e le finestre di quest'aula davano sulla scuola Diaz, e quindi ho fatto quello che potevo fare, perché in realtà poi eravamo piantonati nell'aula, quindi sono stato uno dei primi, però questo sì, a entrare nella scuola Diaz dopo che la polizia, diciamo, ha evacuato l'area. E quindi ho fatto delle riprese, chiaramente, che poi sono rimaste in archivio. Mi sembrava importante ricordarlo e farlo sapere ai nostri ascoltatori, anche perché comunque quello che è successo subito dopo il G8 comunque ha avuto molto, molta risonanza non solo nazionale ma ovviamente internazionale. È morta una persona, e chiaramente ci fa pensare come appunto lavorano i media. Certe notizie vengono veicolate e altre no, e chissà come mai, chissà perché. Ne stavamo parlando giusto. Ma c'è un amico spagnolo a Berlino che dice... Parlando dell'Algeria, scusa. Sì, no, dice che anche i giornalisti devono campare. Quindi se raccontassero quello che volessero probabilmente non potrebbero portare il pane a casa. Quindi la spiegazione è molto semplice. Fallujah, la situazione degenerò, e sicuramente vi ricorderete, ci furono molti rapimenti di occidentali, i primi tagliamenti di testa, e decapitazioni di occidentali, di giapponesi, mi ricordo, però ormai il progetto era in piedi, quindi alla fine con un po' di rischio comunque abbiamo... Karim era là, diciamo, io l'ho raggiunto e siamo stati molto rigorosi, devo dire, nell'applicare quelle che sono le...
gli stratagemmi di sicurezza personale minima, il più importante dei quali era quello di mimetizzarmi con gli iracheni, che non era quello di andare in giro con i bodyguard, perché quello significa proprio mettere la paglierina. E benché abbia i capelli rossi, pare che ci sia riuscito, per cui pensavano che fossi uno di lì, anche perché il cameraman per definizione non parla, quindi facevo le riprese, stavo zitto, ero l'unico a non parlare, quindi... Quindi dopo la fine del documentario sei tornato in Italia? Sì, sono tornato in Italia, e questo penso che rispetto al documentario sull'Algeria... Il montaggio è stato fatto in Italia, volevo dire. Il montaggio è stato fatto a Roma, però effettivamente questo è il secondo lavoro indipendente che ho fatto. Rispetto al documentario che feci in Algeria, penso che si possa notare chiaramente che la cinematografia, diciamo, è molto migliorata, e in seguito a questo lavoro poi ho cominciato a lavorare per la TV. Io lascerei il filmato, poi riprendiamo con la discussione. Ecco, a proposito di questo documentario, provo a contestualizzare un po'. Intanto si racconta la storia di 12 ragazzi, giusto? E che cercano di rimettere insieme le loro vite in una situazione che è comunque disastrosa, quella cioè successiva all'invasione e durante l'occupazione americana dell'Iraq. Sullo sfondo invece vedevate a tratti una cartina geografica su cui si muove una mano che qui non si è visto molto, ma lungo il documentario si vede che questa mano segna luoghi caratteristici di Baghdad per piazzare autobombe. Quindi, diciamo, se da una parte i giovani cercano la vita, c'è anche la ricerca della morte dall'altra parte. E due cose che secondo me meritano un approfondimento è, da un lato, il totale fallimento della politica americana in questa situazione, che ormai, diciamo, riconoscono anche quasi gli stessi americani. Non so se sei d'accordo con me. Sai, sì, lo ammettono, è vero, qualcuno lo ammette. Non tutti, ma insomma, anche loro cominciano. Però a me rimane anche il dubbio, perché sai, c'è uno dei teorici politici americani più influenti degli ultimi 35 anni, che si chiama Brzezinski, e il quale, che è l'artefice, a cominciare dalla guerra in Afghanistan con il supporto americano ai talebani, per finire alle guerre in Jugoslavia, per poi passare alle guerre del Golfo, all'occupazione dell'Iraq, eccetera, che lui ha creato una dottrina politica che si chiama il caos gestibile. Significa che quando non hai i mezzi sufficienti per impiantare un governo estraneo, di fatto una colonizzazione, allora è meglio che fai caos, perché nel caos poi i traffici li puoi gestire meglio, perché distrai l'attenzione della gente su dei problemi concreti, reali, quotidiani, ai quali la gente è purtroppo legata, e hai tutto il tempo invece per fare i tuoi comodi. Come il fatto che citavano appunto nelle interviste che gli tolgono la luce e l'acqua, per dire. Esatto, quindi persone del genere che hanno ben altri problemi da risolvere, e se poi gli americani si portano via la metà della produzione di petrolio iracheno gratuitamente, questo non è un immediato problema per la loro vita. E dall'altro lato il fatto che comunque, nonostante tutto, questi ragazzi e in generale la popolazione non si arrende e cerca sempre una rinascita alla fine. Ebbene, ma perché, per forza, perché sono esseri umani totalmente disperati, che cioè più basso di così non... No, sono esseri umani, chiaramente, quindi cercano di difendere gli spazi di normalità. Quindi c'è un concetto che è quello della resilienza, no? Significa che applicato agli esseri umani, significa che una persona si trova in una situazione di forte disagio, ma alla fine c'è una sorta di equilibrio interiore che la spinge a ricreare le condizioni di partenza, a prescindere dal disagio stesso.
penso che tutti gli uomini siano dotati di questa, più che meno, diciamo così, di questo talento, e quindi anche queste persone chiaramente lottano per preservare gli spazi di quotidianità. Poi c'è anche da dire che purtroppo delle persone intervistate nel 2004 a Baghdad, quelle che sono rimaste a Baghdad non sono poi molte, nel senso che molti nel frattempo hanno lasciato il paese. Stiamo parlando di un paese che negli ultimi 15 anni sono morte più di 1 milione di persone, e io penso che qualcuno lo dovrebbe ricordare ogni volta che si parla di Iraq, perché poi chi fisicamente ha ucciso questo milione di persone lo possiamo discutere, ma ci sono delle responsabilità politiche ben precise, io penso, e però non se ne parla. Penso se dobbiamo fare un discorso di giustizia internazionale, dovremmo cominciare da quei politici, a cominciare dal presidente americano, ma io penso anche i ministri italiani che hanno finanziato le missioni militari italiane in Iraq, che dovrebbero assumersi le responsabilità di fronte a questo milione di morti. Noi non lo stiamo facendo, perché noi stiamo ancora raccontando una storia completamente diversa. Forse un giorno ce la faremo a raccontare veramente come le cose sono andate, e forse un giorno ce la faremo anche ad assumerci le nostre responsabilità come italiani. Mi intrometto un attimo, dato che il tempo scorre velocissimo, mi collego alla tua esperienza turca, sempre parlando di luoghi e diciamo popolazioni da una parte poco conosciute, da una parte probabilmente a cui si dà poca importanza, o comunque meno importanza di quella che meritano. La tua esperienza in Turchia è legata alla tua, diciamo, attività di musicista, giusto? Parlaci, se puoi parlarci un po' degli anni in Turchia, cosa hai realizzato là? Sono in Turchia in due momenti diversi. Il primo tra ovviamente, scusa, ci interessa sapere anche cosa fai con la musica, cosa produci. In due periodi diversi, uno dal 2008 al 2010 e poi dal 2013 al 2014. Devo dire che quando lavoravo per la TV a Roma per 4 anni ho praticamente tralasciato l'attività musicale, e quindi nel 2008, quando ho deciso di terminare l'esperienza televisiva, guarda caso proprio quando Berlusconi ha vinto per la terza volta le elezioni, e ho deciso di andare in Turchia, e lì vabbè, è un paradiso per ogni musicista. La musica turca penso che sia una delle musiche più ricche al mondo, quindi è stata un'esperienza incredibile che mi ha insegnato tantissimo dal punto di vista musicale, tant'è vero che io continuo di fatto a sperimentare tra jazz e musica turca, musica balcanica, e ho avuto diverse esperienze con diversi gruppi in Turchia, e a volte ho fatto dei videoclip per altri musicisti, quindi nell'esperienza turca la musica è stata sicuramente uno degli aspetti preponderanti. E oltretutto hai anche suonato con un gruppo Karavinesh, ecco, non avrei potuto pronunciarlo giusto, e hai fatto una tournée con loro, giusto? E in Italia abbiamo fatto 2 tour con loro, poi in Turchia ne abbiamo fatti altri, poi con altri gruppi ero venuto altre volte in Europa a suonare, per esempio in Austria, in Germania. E sempre parlando di Turchia, nel caso specifico Istanbul, passo la parola ai ragazzi di Amenik per parlare del ritmo di Gezi. Sì, è un documentario che, come ci raccontava prima Michelangelo, non è molto, diciamo, pubblicizzato anche per problemi legati proprio alla politica turca. Se vuoi darti qualche informazione in più, ma penso che si capisca, insomma, vista sì, la situazione attuale della Turchia. Sì, dunque questo documentario è stato girato
durante le giornate della protesta del Parco di Ghesi e anche nei mesi successivi. E io mi ero da poco ritrasferito a Istanbul, però del tutto casualmente. Diciamo che hai una tempestività nel recarti sul luogo del delitto che... Mi ero ritrasferito a Istanbul da poco, però avevo la fortuna di aver vissuto lì e quindi di conoscere molte delle persone che si sono attivate sin dalle prime ore in difesa del parco. E in particolare c'era questa storia di questi ragazzi che hanno un gruppo di samba a Istanbul, che si chiama Samba Istanbul, che era stato fondato da un ragazzo turco nato e cresciuto in Germania, che era percussionista, che quindi ha imparato la samba in Germania. E però, come molti musicisti turchi nati in Germania, a un certo punto arriva il momento che ritornano in Turchia perché vogliono imparare veramente la loro musica. E quindi però lui è tornato in Turchia, da percussionista ha imparato veramente a suonare le percussioni alla maniera turca, però ha voluto, come dire, slevitarsi e quindi ha insegnato la samba ad alcuni percussionisti turchi e hanno messo in piedi questo gruppo. Il gruppo si è attivato dalle prime ore perché chiaramente la samba è uno strumento, è una musica che puoi suonare innanzitutto camminando con le percussioni, e secondo perché è una musica ritmata che quindi coinvolge molto la gente e in qualche modo anima anche la gente, soprattutto quando la situazione si faceva tesa, avere qualcuno che comunque suonava, teneva un ritmo, non solo dava coraggio, ma in alcuni momenti addirittura sdrammatizzava con la stessa polizia, no? E niente, quindi penso che la vicenda di Ghesi comunque è stata qualcosa di talmente grande, di talmente complesso, che sarebbe stato difficile raccontarlo con una visione, con una panoramica totale. E quindi questa era, come dire, un telescopio che entrava all'interno delle giornate di Ghesi, e da lì dentro, attraverso la storia di questi ragazzi e quello che hanno fatto con questa banda, e raccontare anche quelli che erano quei risentimenti che attraversavano la gente in quei giorni. E, come dicevi tu, il documentario è stato presentato al Festival dei Lavoratori di Istanbul e ha fatto diversi tour in Turchia o anche qui in Italia e in Germania, però ufficialmente in Turchia il documentario non esiste, diciamo, perché è stato proiettato in festival ed è stato proiettato in proiezioni semi private, diciamo così, un po' di ufficiali, insomma. Niente di ufficiale, diciamo percorsi alternativi, perché le persone, i ragazzi che sono inclusi nel documentario, che parlano, per le cose che dicono, potrebbero oggigiorno essere perseguiti in Turchia, per cui alla fine abbiamo scelto una via di mezzo. Il documentario è disponibile, però non in maniera ufficiale. Infatti ci raccontavi che era stato presentato inizialmente a Venezia, poi... Non questo lavoro, un altro sì. Ok, comunque volevo collegarmi a Venezia, visto che ci hai raccontato un po' dell'ultimo documentario. Questo parteciperà a Venezia? Se parlando di questo, lo spagnolo di Podemos? Sì, di Podemos. Magari, vediamo. Cioè, la tempistica è quella giusta, perché essendo infatti pronto a giugno... Infatti per quello lo chiedevo. Sì, e poi anche, vabbè, con l'uomo col megafono sono sempre al Festival di Roma, quindi insomma, mi conoscono già e ho qualche stimatore lì, quindi proverò entrambi i festival. E poi chiaramente... ci sono anche altre situazioni in Spagna e in Germania dove sarebbe buono anche provare, visto che comunque è un documentario su spagnoli che vivono in Germania, però proverò anche in Italia. Visto che di questo documentario su Podemos abbiamo parlato, volevo sentire un po', te la sentiresti oggi di fare un documentario su, magari sulla Siria, in stile questo di Baghdad, o è un contesto forse troppo rischioso oggi? Ma guarda, a dire la verità, io ormai sono un paio d'anni che sto lavorando su un nuovo documentario sul Medio Oriente, sulla guerra in corso,
E non è tanto una questione di sicurezza, perché secondo me la sicurezza è un po' come quando vai in macchina, no? Allora, se tu hai la strada libera e c'è bel tempo e la strada è larga, allora puoi mettere la macchina a 100-120. Se guidi in pieno inverno sul ghiaccio, chiaro, devi andare a 40. È la stessa cosa. Quindi quando hai dei rischi, sai che ti puoi permettere fino a un certo punto; quando non li hai, sai che puoi spingere. L'importante è capire quando è il momento di spingere, quando è il momento di andare un po' più cauto. Però penso che alla fine più o meno tutto è possibile. L'importante è preparare bene, fare un lavoro meticoloso di preparazione. È solo che il problema è che non è tanto i rischi che si potrebbero correre. Innanzitutto non sto dicendo di andare in Siria necessariamente, si potrebbe fare un bellissimo lavoro sulla Siria anche semplicemente rimanendo in Turchia o in Grecia o per esempio in Germania adesso, dove in seguito alla Willkommenskultur della Merkel stanno arrivando molti rifugiati siriani, ma solo quelli con un'educazione molto alta. E, no, quindi ci sto pensando e in realtà insomma ultimamente ci sono stati dei segnali che è probabile che subito dopo questo documentario mi metterò a riprendere questa idea, questo progetto. Gabriele, poi farò sì. Una disamina. Allora, abbiamo ancora 10 minuti scarsi, però è interessante capire le varie evoluzioni che ci sono state nei tuoi documentari, soprattutto sempre legate a delle scelte di vita, nel senso che poi l'Algeria è nata da un viaggio, oppure non so, l'esperienza musicale con i Karagunesh, oppure il viaggio in Kosovo, eccetera eccetera. Innanzitutto tu ti riservi del tempo prima di iniziare a lavorare, a riprendere un documentario, di conoscere sicuramente, mi sembra di aver capito, la realtà e le persone. Facendo un collegamento con Vaiano, che è il paese dove sei cresciuto, giusto? Come diciamo, ti saresti aspettato crescendo in una realtà diciamo di provincia, andare in posti totalmente diversi? È sempre stato un tuo sogno oppure è una cosa che è arrivata dopo? E cosa se c'è un episodio che è legato appunto a Vaiano che ti ha spinto poi a fare le scelte che hai fatto nella tua vita? Ma è difficile, guarda, una cosa che... Vabbè, ti racconto un episodio. Quando ero bambino, che stavo nel cortile di mia nonna, mi ricordo a me piaceva molto la granita al tamarindo. E andavo pazzo, mia nonna aveva questa bottiglia, me la versava nel ghiaccio. E io dicevo, vabbè, sto tamarindo, che cavolo è, non lo so, però alla fine mi piaceva semplicemente. E niente, il miglior tamarindo, che a parte quello di mia nonna, che io abbia mai assaggiato, l'ho assaggiato in Siria. Quindi, sai, il mondo a volte è strano, perché ci sono a volte dei momenti in cui ti sembra di essere in posti così lontani tra di loro, ma invece poi in realtà... alla fine condividiamo lo stesso mondo e siamo molto più influenzati a vicenda di quanto possiamo immaginare, per cui a volte mi è sembrato di andare tanto lontano, ma a volte mi è sembrato semplicemente di girare l'angolo. E sono soltanto le situazioni storiche di determinati momenti che ci fanno sembrare dei posti diversi, ma in realtà penso che ci sia sempre un comune denominatore che ci unisce tutti come persone, anche noi qui a Crema, se guardiamo in Italia, insomma, se guardiamo al passato, anche noi abbiamo avuto i nostri momenti di oscurantismo e di tragedie, e ci dobbiamo solo chiedere perché oggi non è così, perché lo era prima, perché adesso questo avviene in un'altra parte del mondo. Di solito le spiegazioni non sono
come dire, non sono catastrofi naturali, non sono spiegazioni come dire, scientifiche, sono sempre delle spiegazioni politiche. E per questo motivo noi siamo responsabili anche di quello che avviene lontano da noi, perché apparteniamo allo stesso mondo, perché per far andare avanti il nostro stile di vita dobbiamo per forza avere relazioni con paesi lontani. Purtroppo queste relazioni di solito sono sempre a nostro vantaggio e a svantaggio degli altri paesi, perché siamo un paese europeo e abbiamo ancora un impianto colonialista nei confronti delle relazioni con il resto del mondo. Però poi, se vai a scavare, io penso che l'umanità di un contadino di Vaiano Cremasco è la stessa umanità che ho trovato in tutti gli altri posti. Però per le conclusioni la parola agli amici di Amenik. Le ultime due cose: tu hai una formazione in filosofia, per cui sicuramente si vede lato umanistico, come ti è servito? E attacco un'altra domanda: ti piacerebbe girare un film di finzione, un film narrativo magari legato a realtà più, diciamo, italiane? Vabbè, la filosofia aiuta, nel senso che quando vai a raccontare il reale devi chiaramente avere le chiavi di lettura per capire cosa sta succedendo, no? Come dicevo prima, a volte noi facciamo l'errore di pensare che quando vediamo un'immagine in televisione ci stia raccontando il vero. In realtà, in una stanza come questa, soltanto mostrandoti dei dettagli, io potrei raccontarti una storia completamente diversa da quello che sta succedendo qui in questo momento. Quindi capire quali sono le dinamiche in corso in un determinato contesto e quindi scegliere che tipo di narrazione voler fare. Questo credo che la filosofia mi abbia aiutato a anche cercare di evitare di finire nella narrazione di altri. Questo è quello che da autore, da documentarista mi preoccupa di più, mi spaventa di più, cioè nell'andare a fare cose che altri hanno già fatto, oppure nel usare delle chiavi di interpretazione della realtà che ci sono state insegnate da qualcun altro che magari aveva uno scopo ben preciso per suggerirci di leggere la realtà in questo modo. Per esempio parlavamo prima di Gomorra, no? Che è una narrazione che ormai abbiamo tutti imparato, e quindi quando io vado a Scampia cerco di non fare quello, cerco di ricominciare tutto da capo e cerco di seguire la mia lettura della realtà. Legato alla rappresentazione della fiction, sì, esatto. Ma guarda, la fiction mi interessa nel momento in cui è comunque un linguaggio narrativo. Dopodiché, effettivamente, io però sono sempre molto interessato alla realtà, a quello che succede di reale. Quindi, per esempio, mi è capitato di fare dei lavori che fossero metà fiction e metà documentario, però ho sempre lavorato in posti reali, quindi quando mi trovavo per esempio a dover girare qualcosa in interno cercavo di trovare una stanza o un posto che fosse già così come lo volevo, evitando di andare ad aggiungere cose mie, oppure mi piace girare all'aperto, per esempio in una piazza, in una via, con cose reali che stanno avvenendo in quel momento, e quindi mi posso spingere fino a questo livello del doc fiction. La fiction totale non mi interessa, però chiaramente noi abbiamo da italiani una grande tradizione, insomma, del cinema del reale in qualche modo, come veniva definito. Quindi comunque, qualora volessi investire in questo nel futuro, sarebbe comunque una grande responsabilità che però, insomma, da italiano
accolgo volentieri, perché perlomeno abbiamo questa fortuna. Allora, prima di chiudere lasciamo il consueto spazio alle domande del pubblico. Mi rendo conto che gli spunti sono stati tantissimi e interessantissimi, quindi saranno anche delle domande molto interessanti. Non siete timidi. Troppo aperti. Considerando che non hai frequentato luoghi che sono tutti capiti da immaginare posti tranquilli, la domanda è se hai mai avuto paura e se sì, qual è stata la leva che te l'ha fatta, come dire, superare? Ma ovviamente sì che ho avuto paura, però tutto va inserito in un ragionamento, nel senso che correre un rischio per correrlo, questo non mi ha mai dato piacere, però so che per ottenere dei risultati devo correre dei rischi, come in tutte le cose. Quindi quando ho avuto le motivazioni sufficienti per fare quello che stavo facendo, ecco che magari diciamo mi sono reso disponibile a correre qualche rischio in più, però penso che l'abbia fatto sempre con molto criterio e, come dicevo, specialmente nella esperienza Baghdad, applicando rigorosamente quelli che erano, come dire, i principi dell'europeo a Baghdad, che tra l'altro era Baghdad in quei mesi era qualcosa che forse non era una situazione molto, molto difficile, che forse nemmeno si era vista prima, perché era veramente una caccia all'europeo, non da parte di tutti chiaramente, di piccole cellule, anzi per quanto mi riguarda tutte le persone irachene che ho conosciuto si sono spese in prima persona chiaramente per mimetizzarmi, per proteggermi, per farsi carico di me anche. E quindi il loro aiuto è stato fondamentale, ma chiaramente c'erano dei rischi anomali che magari in altri posti, in altri momenti non si era arrivato a questi livelli di rischio. Però diciamo che quando da un lato hai motivazioni e dall'altro ti prepari bene, allora a un certo punto è più ragionevole anche a esporsi a certi rischi. Però ripeto, io penso che in questi anni ci siano stati molti episodi di persone che siano andati in Medio Oriente o in teatri di guerra con una preparazione non sufficiente e con il desiderio dello scoop e con molta incoscienza anche, e che hanno finito per spostare l'attenzione dai problemi che cercavano di raccontare alla loro vicenda personale. Io per fortuna mi sono tenuto alla larga da queste dinamiche, magari i miei lavori sono un po' di nicchia e non sono stati conosciuti al pubblico, però penso che ho fatto le mie cose nel modo giusto, nel modo, come dire, così come andavano fatte, e chiaramente ho avuto anche un po' di fortuna. Altre domande? Al pubblico. Sicuramente, come abbiamo anche detto prima, ho un po' sempre paura di rubare la parola a loro, però intanto che alzate pure la mano. Il rapporto con, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, ma l'hai anche confermato adesso, con le persone che appunto non si sono fatte carico di te. Com'è stato? Non dico convincerle, ma il gancio che ti ha permesso di avere la loro fiducia, anche se vogliamo. Ma mi ricordo, sempre legato a questa storia di Baghdad e questa esperienza, che prima di partire mia madre mi disse: speriamo che ci sia anche lì gente buona. E noi, io gli ho detto: no, purtroppo anche lì c'è gente cattiva. Nel senso che quando noi ci troviamo di fronte alla raccolta,
racconto di questi posti che chiaramente magari noi conosciamo meno, è che chiaro purtroppo finiamo per farci influenzare dal racconto dei media, dei reportage, però questa è la maniera più sbagliata per farsi un'idea su come sono i posti. Mi ricordo all'epoca desideravo molto fare questo documentario perché mi ricordo il ministro degli esteri Frattini all'epoca diceva: noi siamo in Iraq perché ce lo chiedono gli iracheni. Ma io ho mai sentito nessun iracheno che chiedesse all'Italia di mandare soldati, cioè non l'avevo mai sentito, ma magari esiste, ma lo vorrei vedere, lo vorrei conoscere, no? E i reportage erano fatti così praticamente, ti spiego anche il meccanismo. C'era il giornalista che stava all'hotel Palestine, che era l'hotel dei giornalisti a Baghdad, che chiaramente non metteva piede fuori dall'albergo se non scortato dagli americani per andare all'aeroporto e tornarsene a casa. E poi c'erano i cameraman iracheni che andavano a rischiare la vita in mezzo alla strada per fare le riprese. Quindi questi parlavano e raccontavano la loro storia di Baghdad senza conoscerla, soltanto rifacendosi alle notizie di agenzia che potremmo leggere ugualmente anche qui, standocene a casa nostra, e poi coprivano queste parole, questa narrazione che loro facevano dall'albergo, mettendo delle immagini reali girate dai cameraman iracheni nelle strade. Per cui c'era questo effetto, per cui si vedevano gli iracheni che parlavano, perché quelli appena vedevano una videocamera si avvicinavano e raccontavano perché volevano raccontare quello che gli stava succedendo, ma non c'era audio perché l'audio era quello della voce del giornalista. Quindi per me gli iracheni erano come dei pesci in un acquario che muovevano la bocca, ma io non sentivo quello che stavano dicendo. Quindi in realtà, voglio dire, non so, mi puoi chiedere di qualsiasi di questi posti dove sono stato, ma io ho sempre trovato persone stupende, meravigliose, e poi in mezzo a queste c'era qualche delinquente come in tutti i posti. Senza dubbio. Abbiamo praticamente finito, aggiungete pure. Sì, niente, beh, volevamo ovviamente ringraziare Michelangelo che ci ha dato una grande testimonianza, prima ancora di vita che di cinema, secondo me. Quindi facciamogli un applauso meritatissimo.